Ciao bellezze, ciao ragazzi. Allora, nuova ricetta. Avevo già provato a farla, ma non era venuta bene. Avevo dimenticato dei pezzi, non avevo seguito gli ingredienti. Scusate se non sono brava. Imparerò, sbagliando si impara. Tortino di cioccolato con cuore fondente. Allora, ingredienti: 2 uova medie, una bustina di vanillina, poi 80 g di burro. Io l'ho già sciolto. Potete scioglierlo o a bagnomaria o nel forno a microonde. Poi, allora aspettate, mi sono scritta tutto. Zucchero a velo 90 grammi in questo contenitore qua, già setacciato. Poi, cacao amaro, quanto ce ne va? Cacao in polvere 10 grammi, già setacciato, anche se si è mischiato un po' con la farina, perché ho usato lo stesso colino che usavo per la farina. Poi ho usato 150 grammi, sì, 150 grammi di cioccolato fondente, sciolto. Io ho usato quello della Novi, adesso vi faccio vedere qual è. Questo qui ho usato, fondente Novi, non perché di marca, ma perché è amaro al punto giusto, extra, buono anche se amaro, a volte mi piace. Poi sale un pizzico, farina 20 grammi già setacciata, con un colino, vedete, già setacciata. Grilletto, ho già imburrato, infarinato la tortiera qua, la teglia per i pirottini, per fare appunto anche i muffin. Già imburrata, infarinata, ho messo anche del cacao, un cucchiaino raso di cacao amaro. E l'altra volta avevo infarinato anche tutta la teglia, invece sono riuscita stavolta a infarinare solo il dentro della teglia, fortunatamente. E faccio questa ricetta per mia nonna, quindi cercherò di non sbagliare, anche se mia nonna non è una che sta molto a guardare come faccio le ricette, basta che siano buone. Meno male che non guarda molto se viene bene o no. Comunque, 80 g di burro, 10 g di cacao in polvere, cioccolato fondente 150 g, farina 20 g, 2 uova, zucchero a velo 90 g, burro per ricoprire gli stampini, cacao in polvere per ricoprire gli stampini, un cucchiaio raso per spolverizzare, zucchero a velo. E io ho usato questo qui, pane Angeli, setacciato ovviamente. Quindi, ho già appunto, come si dice, cotto, diciamo così, scaldato un pochino a bagnomaria l'uovo, cioè l'uovo, oh, il burro, scusate, non so parlare, il burro, e ho anche sciolto a bagnomaria in un pentolino appunto il cioccolato amaro, è diventato una cremina. Ho già setacciato la farina, lo zucchero a velo e il cacao amaro. Adesso, cosa dobbiamo fare? In una ciotola capiente sbattiamo le uova, quindi apriamo le uova, speriamo si veda qualcosa di quello che faccio. Sbattiamo le uova con lo sbattitore elettrico, con una frusta o con un cucchiaio, con la forchetta, con quello che volete. Io uso lo sbattitore elettrico perché già sono ignorante e negata a cucinare. Ancora le uova le sbatto con le mani, viene male. Ho già preriscaldato il forno a 180 gradi, quindi accendete anche voi il forno. Provate a fare questa ricetta. Io la seconda volta che la provo, speriamo venga bene. A me l'altra volta piaceva. E anche a mio marito, che a me piace poco il cioccolato fondente, a mio marito piace di più. Quindi sbattiamo le uova con la vanillina e lo zucchero a velo. Io mi sono chiesta prima, quando preparavo gli ingredienti, perché non devo usare lo zucchero normale, ma devo usare lo zucchero a velo? Però non c'è scritto. C'è scritto zucchero a velo come ingredienti e non zucchero semolato, quindi non so perché. Non devo usare lo zucchero normale. Vanillina della Pane Angeli. Andiamo vicino al forno a microonde perché devo appunto frullare, diciamo, questi due ingredienti. A dopo. Scusate se farò rumore. Dopo aver mescolato le uova e lo zucchero vanigliato, cioè lo zucchero a velo, non lo zucchero semolato, io ho usato lo zucchero a velo perché la ricetta dice zucchero a velo. Dopo aver appunto frullato un po' in modo da avere un composto denso e spumoso per 10 minuti con appunto il mixer, questo qua, io uso questo qui, aggiungiamo il cacao amaro setacciato, la farina setacciata e soprattutto il cioccolato fuso fondente. Quindi cioccolato lo mettiamo insieme e poi frulliamo con lo sbattitore o con la frusta, con un cucchiaio, con quello che volete. Io lo fuso un pochino troppo, mi sa, a bagnomaria, si è attaccato tutto alle pareti della ciotola. Comunque, è una bella cremina. Sembra sempre poco questo cioccolato. Io ho messo, ho seguito tutti gli ingredienti, ho messo tutti gli ingredienti giusti leggendo appunto la ricetta. Dal blog Giallo Zafferano mi sono scritta tutti gli ingredienti, però sembrano sempre poche.
le uova, sembra poco il cioccolato che ho usato io, sembra poco la farina, sembra poco lo zucchero a velo, sembra sempre poco tutto quello che uso io. Poi voi mi dite, Serena, che schifo questa torta, è fatta proprio male. L'altra volta ho fatto la torta col mascarpone e la Nutella, è venuta abbastanza buona, anche se non dolcissima, perché mi mancava la farina, mi mancava la Nutella. Ho detto sì, facciamo una ricetta con gli ingredienti che ho, ma non è venuta bene. Questa volta gli ingredienti li ho, giusti, ma sembrano sempre pochi, meno di quelli che servono, non lo so, vabbè. Forse sono io che me le invento queste cose. Mettiamo tutto il cioccolato, frulliamo un pochino con il mixer, con questo aggeggio qua, dovrebbe essere un mixer, sì, ok. Lo sbattitore elettrico non è un mixer, sono io che non sono capace neanche a parlare, scusate. Ok, mettiamolo tutto, scusate il video super lungo, non mi criticate, lo so, sbagliando si impara, io è la seconda volta che faccio questa ricetta, non viene mai perfetto come si vede al ristorante, perché io non sono una che cucina bene da ristorante, io cucino cose molto banali, però voglio fare sempre ricette nuove invece di fare solo sempre torte salate, e quindi quando ho gli ingredienti come oggi faccio queste ricette, sperando che a voi che non le potete mangiare sembrano uno schifo, perché l'aspetto estetico non è bello, però sono buone molte cose che faccio, non per darmi le arie, ma perché gli altri me lo dicono. E mio marito è sincero, se fa schifo qualcosa me lo dice. Ok, cioccolato, mescoliamo con lo sbattitore elettrico, a dopo. Ok, allora dopo il cioccolato, dopo aver messo appunto anche lo zucchero a velo e le uova, mettiamo la farina setacciata dentro e continuiamo a mescolare tutti gli ingredienti con lo sbattitore. Voilà, farina, mescoliamo, scusate i rumori, alla prima velocità o alla seconda velocità, come volete. Crema che deve venire, metto ancora poi il cacao amaro, ma già è abbastanza scuro, scusate le luci, a dopo, scusate i tanti passaggi, i tanti video diversi. Ragazzi, allora, praticamente ho preparato gli ingredienti, quindi burro, farina, cioccolato fondente, vanillina, zucchero a velo, un pizzico di sale, cacao amaro, farina e burro anche per spolverizzare praticamente alla fine e per imburrare i pirottini. Allora, ho imburrato appunto già i pirottini, ho mescolato due uova, lo zucchero a velo, non lo zucchero semolato, c'era scritto zucchero a velo, comunque cioccolato fondente sciolto, burro sciolto, mescolato tutto insieme agli ingredienti, appunto burro sciolto, cioccolato, farina, vanillina messa anche insieme, un pizzico di sale e cacao amaro. Sono amari, molto molto amari, ho assaggiato così col dito mentre preparavo, anche se non si può, e sono amari, ma ovviamente vengono amari perché c'è il cacao amaro. Sì, appunto. Adesso imburriamo, prepariamo i pirottini praticamente, imburriamo, infariniamo, mettiamo un cucchiaio raso di cacao amaro e mettiamo questa crema color Nutella, anche se c'è il cacao amaro, il cioccolato fondente, questa crema qui, abbastanza densa, ma non troppo, dentro i pirottini, e poi mettiamo in forno. Mettiamo poco prodotto, ragazzi, perché non devono uscire fuori, cioè il contenuto, il composto, non deve uscire fuori dai pirottini, quindi mettiamo, riempiamo i pirottini per la metà del loro diametro, diciamo così, dei loro centimetri. Spero di essermi fatta capire bene. Riempiamo i pirottini solo per metà.
È venuta molto più cremosa, è venuta molto più una crema questa volta qui che l'altra volta. Cioè la prima volta che ho fatto questa ricetta è venuta dura, neanche troppo amara, era quasi più dolce che amara. Invece deve venire abbastanza amara, perché il cioccolato fondente non è dolce. E l'altra volta invece per me era dolce, per mio marito era anche dolce, quindi vuol dire che avevo sbagliato qualcosa. Non avevo seguito molto, mi sa, gli ingredienti l'altra volta. Invece stavolta li ho seguiti alla lettera. La cosa che mi è stata, cioè mi ha fatto pensare è stata che ho messo lo zucchero a velo insieme alla farina, le uova e la vanillina, il cacao amaro e il cioccolato, il burro, eccetera. Invece dello zucchero semolato, cioè dello zucchero normale, ho usato lo zucchero a velo. Non so come mai. Ditemelo voi perché siete più bravi di me a cucinare. Io l'altra volta avevo usato lo zucchero semolato ed era venuto più dolce. Questa volta invece ho usato lo zucchero a velo ed è venuto più amaro. E ho messo comunque lo stesso quantitativo di cacao amaro e di cioccolato fondente. Però adesso è più amaro dell'altra volta. Non lo so. E perché invece dello zucchero normale serve lo zucchero a velo? Ma vabbè. Se avete altri pirottini, a parte questa teglia come ce l'ho io, è meglio, perché così almeno non avanzate il composto, perché io ho paura di avanzarlo. E io quindi per non avanzare metto il composto appunto dentro i pirottini, li riempio. Non troppo, ma abbastanza in modo che non spreco niente, perché non voglio avanzare il composto. Provate anche voi a fare questa ricetta se volete, ovviamente non siete obbligati. Il video è venuto forse un po' più interessante questa volta che l'altra volta, cioè lo caricherò adesso se viene bene. Speriamo siano buoni, saranno un po' amari, però tortino di cioccolato fondente è ovvio che non può essere dolce. Ok, riempiamo bene tutti i pirottini, mettiamo in forno, mi sembra 35-40 minuti. Ho letto, c'ho anche la ricetta sul libro di Giallo Zafferano. Stasera devo uscire, quindi li cuocio prima di uscire. Sono le 6, le 5, le 6 forse. Sbattiamo il cucchiaio se non scende. La crema è troppo densa, troppo dura stavolta. Vabbè, ho parlato troppo, quindi smetto. Vi saluto, buona serata, buon sabato. Io ho fatto le pulizie come tutti i giorni e provo a fare delle ricette, visto che ho gli ingredienti in casa. Dai, scendi, scendi su. Parlo troppo, quindi vi saluto. Ve l'ho già detto, scusate le ripetizioni. Buon sabato sera. Vi dirò come sono venuti. La prima volta erano buoni, troppo infarinati però. Questa volta speriamo vengano bene. Provateci, ciao. Sono amari ma buoni.